Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, ho realizzato questo video in base a un post pubblicato la settimana scorsa su Instagram. Questo post ritraeva la foto di cui era presente la mia piccola attrezzatura da videomaker, diciamo quel po' che mi sono creato durante la carriera su YouTube. E devo dire che questa foto, questa mia piccola attrezzatura è piaciuta a molti di voi, e alcuni di voi, sia sui vari social e sia quelli che mi conoscono personalmente, mi hanno fatto alcune domande. Io in questo video vi mostrerò sia la mia piccola attrezzatura da videomaker e tenterò anche di rispondere alle vostre domande. Allora, iniziando, partiamo da uno degli elementi principali, ovvero il treppiedi. Io non è che possiedo un treppiedi chissà di quale alto costo, ma mi sono recato in qualsiasi centro, in un qualsiasi negozio di cinese, e l'ho pagato 10 euro. Si regola l'altezza fino ad 1,30 m su 4 diversi step. Nella parte superiore troviamo una testa fluida di cui è possibile fare delle videoriprese, in questo caso come quelle che state vedendo in questo video, verso l'alto, verso il basso, destra e sinistra, oppure lateralmente. Credetemi, io lateralmente non le ho mai utilizzate, sempre sopra, sotto, destra e sinistra. Nella parte superiore di questo treppiedi troviamo un supporto là dove è possibile montare la nostra fotocamera. Ma attenzione, non tutti i supporti sono uguali, quindi dovete prestare attenzione a questa cosa. Andando avanti, un altro elemento principale che permette di realizzare video è la fotocamera, quella con cui ci riprendiamo. Se avete visto il post su Instagram, sì, si tratta di una fotocamera di casa Nikon, modello Coolpix B500, una fotocamera compatta con un sensore da 16 megapixel con risoluzione full HD. Allora, sulle caratteristiche non mi dilungo troppo, anche perché ci vorrebbe un video dedicato a lei, e poi vi lascerò il link direttamente che porta al sito della Nikon con tutte le caratteristiche e le sue funzionalità. A questa Nikon ci sta di fatto che non porta una batteria proprietaria, quindi in base a questa cosa mi sono procurato due set batteria, di cui uno della Energizer da 2000 mAh e un altro della Globe da 2400 mAh. Diciamo che per quanto riguarda la durata si eguagliano tutte e due e riescono a farmi fare molte videoriprese. Credetemi, un set batteria io l'ho utilizzato anche per una settimana. E questi set batteria, ognuno di loro sono da 4, perché la mia fotocamera, la Nikon B500, bisogna inserire 4 batterie stilo, e nel mio caso utilizzo le ricaricabili. E proprio parlando di caricatori, questi set di batterie stilo, ognuno di loro porta il proprio caricatore, di cui quelle là della Globe portano un alimentatore della Trust, mentre invece quelle della Energizer portano quello là che ho trovato in dotazione. Devo dire che tra i due mi piace di più, perché ha una colorazione bianca molto bella visivamente, e credetemi, una di quelle figate che mi è piaciuta di questo caricatore, che non appena mettiamo le batterie al suo interno, che poi ogni caricatore permette di caricare fino a 4 batterie sia stilo e sia mini stilo. Ritornando al caricatore delle batterie dell'Energizer, non appena mettiamo le batterie e lo mettiamo in carica, credetemi, quei LED blu per me sono una figata. Delle volte mi fisso a guardarli così, beh, mi piacciono. Ok, andando avanti troviamo un altro elemento, ed ecco qua una delle domande a cui risponderò, e questa cosa è saltata all'occhio a molti di voi. Dato che la mia fotocamera non ha un connettore da 3,5 mm per l'inserimento del microfono, mi devo avvalere di un dispositivo esterno. Quindi
In questo caso il mio Samsung Galaxy Note 3, che in questo momento sta registrando la mia voce. Se ve lo ricordate, vi ho parlato molte volte di lui. Lo sto utilizzando come registratore vocale perché è danneggiato, quindi la sua funzione da registratore vocale la fa molto bene. Insieme a lui utilizzo questo microfono, un mini microfono lavalier a clip, e ascoltando l'audio di questo video io molte di quelle volte in post produzione non faccio nessun tipo di modifica all'audio, se non abbassare o alzare il volume. Allora, adesso la domanda che alcuni di voi mi hanno fatto sta: ma come fai a registrare l'audio dei tuoi video con un microfono esterno attaccato allo smartphone della fotocamera? Allora, partiamo dal presupposto che io il mio Note 3 non lo collego affatto alla fotocamera. Quindi sia la fotocamera e sia il Note 3 con il microfono collegato fanno un lavoro indipendentemente uno dall'altro. Quindi la fotocamera registra i suoi video, il Note 3 registra l'audio. Dopodiché, una volta fatto il nostro video, io trasporto i miei file sul computer, in post produzione mi faccio la sincronizzazione. E proprio di sincronizzazione, questo sarà un discorso che porterò in un mio prossimo video. Adesso, parlando della parte computer, già lo conoscete, eccolo qua alle mie spalle, è il solito HP 250 G4. Molti di voi l'avranno visto perché l'ho recensito, è un computer non troppo esigente dalle buone caratteristiche, ed anche di lui la video recensione la trovate nell'articolo scritto al blog. E insieme a questo computer utilizzo un software che mi permette di fare editing, e questa è stata un'altra domanda: che software usi per editare i tuoi video? Allora, per editare i miei video utilizzo un software della Cyberlink, ovvero Power Director in versione, un attimo che ve lo dico perché non me lo ricordo, allora dov'è che sta? Sì, in versione 15. Adesso alcuni di voi si stanno dicendo: ma esiste Sony Vegas? Esiste After Effects? Esiste Adobe Premiere? Sì, io quei software li ho utilizzati, però devo dire che per me personalmente agli inizi erano un po' macchinosi, mentre invece Cyberlink Power Director, come potete vedere, è un software molto facile da utilizzare in post produzione, permette molte di quelle funzioni che io ancora oggi non sono riuscito ad imparare, ma sto scoprendo man mano. E lo stesso software io lo utilizzo anche sul mio smartphone per editare dei video al volo. In altri casi, se questa mia piccola attrezzatura da videomaker vi è piaciuta, fatemelo sapere con un like, iscrivetevi al canale, e di quello che pensate di questa mia piccola attrezzatura da videomaker, compresi i software che utilizzo, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate, e soprattutto condividete questo video. Se nel caso vorreste farvi una buona lettura legata a questo video, trovate il link che parla della mia attrezzatura da videomaker, e il link lo trovate sia in alto a destra nelle schede e nella descrizione del video. E nella descrizione del video trovate anche tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello.